trovato! Buongiorno. Buongiorno, la situazione? Non buona. Il cadavere, o per meglio dire un pezzo di cadavere, è stato lasciato 10 ore fa laggiù, in mezzo a quei cassonetti. Il portiere sostiene che altrimenti avrebbe notato la valigia. Non ha visto chi può averla abbandonata? No. Ci sono altri testimoni? Passano molte persone qui. Chiunque sia stato deve aver scelto questo posto di proposito. Do un'occhiata in giro. Salve. Dottor Berthold. Lanzi, il mio collega Böhmer. Che cosa ci può dire del cadavere? In realtà, si tratta solo di un tronco umano. Ok, e che cosa ci può dire di questo tronco? Norbert Schmitz, 34 anni, nato a Esslingen. Era nella valigia, l'ho appena trovato. Certo, per essere del tutto sicuri, dobbiamo prima aspettare l'esame del DNA. Ma a giudicare dall'età e dall'altezza, potrebbe essere Schmitz. Allora proceda, in fretta se è possibile. Schmitz, ho già sentito questo nome. Sappiamo altro? È morto da circa una settimana. Quando è stato smembrato il suo corpo? Dopo il decesso. Una cosa così non ci capitava da un po'. Ci sono indizi, qualche traccia che spieghi perché l'assassino sia stato così violento? A prima vista purtroppo no. Magari per farlo entrare meglio nella valigia. C'è quasi da sperarlo. Se vuoi disfarti di un cadavere senza dare nell'occhio, non lo lasci dentro una valigia insieme al documento di identità. Sembra che si tratti di un assassino piuttosto sicuro di sé e anche piuttosto fuori di testa. Un tipo strano quello nuovo. Hai visto come ti guarda? Non guarda me, guarda te. Paul, dobbiamo presumere che l'assassino di Schmitz voglia attirare l'attenzione. Allora presto troveremo anche il resto del cadavere. È molto probabile. Voglio sapere tutto di Schmitz, da dove veniva, dove era diretto. Ricevuto. E controllate la banca dati. Se trovate un modus operandi analogo, fatemelo sapere. Cercate in tutta la Germania e anche negli altri paesi europei. Ricevuto. Mi faccio autorizzare da Hartmann il comunicato stampa. Ricevuto. Non c'è fretta. Pensava che lo avrei autorizzato adesso. Pensavo che dovessimo agire subito. Lei insiste per rendere pubblica l'ipotesi che un maniaco che fa a pezzi le persone si aggiri per le vie di Monaco. Scatenerà il panico. Purtroppo è qualcosa di più di un'ipotesi. Se l'assassino vuole attirare l'attenzione, non deve ottenerla, o mi sbaglio? Senta, lo so che ci troviamo in un dilemma, ma intanto invitiamo le persone a fare attenzione a coloro che abbandonano una valigia. Certo, così si penserà a una bomba e il panico aumenterà. No, non le posso garantire che il resto del cadavere non sia già finito dentro qualche discarica di rifiuti. Ma forse l'assassino la prossima volta lo prenderemo se qualcuno ci darà informazioni. Queste sono solo delle ipotesi. Potrebbe, non potrebbe, forse. Lei che cosa propone? Di non essere precipitosi. Magari lo prenderà lo stesso, senza seminare il panico. Escogiti qualcos'altro, signora Lance, va bene? Sì. Va benissimo. E ora che facciamo? Escogitiamo qualcos'altro. Dobbiamo farlo per forza. Ho già allertato i colleghi del BKA. Manderanno quello che hanno sui maniaci assassini nella loro banca dati. L'identità di Schmitz è confermata. Cos'altro sappiamo? Allora, Norbert Schmitz, domiciliato a Esslingen, scapolo. Viveva nella casa della madre che ci ha mandato queste foto. Lavorava come rappresentante per una ditta che produce macchinari, betoniere, carrelli, elevatori e così via. Stava qui per lavoro? Sì. Aveva appuntamento con un cliente, era un contratto importante. Quando lui non si è fatto vedere, il cliente ha chiamato la polizia. Era a Monaco da molto tempo? No, era arrivato con il treno da Stoccarda la mattina stessa. Allora abbiamo solo il tragitto dalla stazione alla sede del cliente. Vedo se riesco a trovare qualcosa. E noi parliamo con il cliente. Coraggio! Quando è stata l'ultima volta che ha sentito il signor Schmitz?
Mi faccia pensare. Alle 13 avevamo appuntamento. Verso le 12 ha telefonato perché il treno era in ritardo e abbiamo parlato un po'. Di lavoro? Le ha detto qualcos'altro? Dopo aveva il cellulare spento. Nel pomeriggio ho contattato la sua ditta, ma anche lì non sapevano niente. E ho iniziato a preoccuparmi. Sa se conoscevo qualcuno qui a Monaco? Qualche amico che sarebbe potuto andare a prenderlo alla stazione? Non ne ho idea, non ne abbiamo parlato. Quindi neanche voi sapete dove sia. Prego. Salve. Polizia criminale di Monaco. Date un'occhiata qui. Quest'uomo, la scorsa settimana, è arrivato con il treno delle 12 da Stoccarda. Forse ha preso il tram, magari può aver viaggiato con uno di voi. L'avete visto? No, non lo conosco. Cosa? Non l'ho mai visto. Allora, se per caso qualcuno si ricorda di lui, vi sarei grato per qualunque indizio, eh? Insomma, intendo molto grato. Siamo intesi? Ecco, i miei biglietti, divideteveli. Ci siamo visti. Se facciamo dei soldi, andiamolo bene. Può aver fatto una cosa simile. Ce lo chiediamo anche noi. Smith era una persona tranquilla, non ha mai fatto del male a una mosca. Ha sempre pensato solo al lavoro e si prendeva cura della madre. È anche possibile che il suo assassino abbia scelto lui a caso. Sarebbe un'ipotesi atroce. O magari aveva un chiaro movente. Il contratto cosa riguardava nello specifico? 11 macchine mescolatrici e 3 carrelli elevatori. Era tutto definito. Si trattava solo di mettere le firme. Intende dire che non aveva oggetti di valore o segreti industriali con sé? Schmitz e io facevamo affari da 11 anni. Aveva sempre solo fascicoli e brochure con sé. E poi un contratto di acquisto non è un grande segreto. Quindi niente da rubare? No. Ha visto qualcuno qui nel vicolo? No, nessuno. Ripasso più tardi per una sua dichiarazione scritta, ok? Va bene. Chi ha trovato la valigia? Quel senza tetto. Però non ha visto nessuno. Porca miseria. Do un'occhiata in giro. Sarebbe stato meglio se avessimo già emesso un comunicato stampa. Può darsi. Chi può dirlo? Piangersi addosso non serve a niente. C'è sempre una seconda occasione, se uno ci crede. Per noi sarebbe la terza. Se l'assassino non conserva la testa come souvenir, mi è successo a Berlino, allora ci sarà una terza valigia. Questa è dello stesso tipo dell'altra. L'assassino ne possiede un set, grande, media e piccola. Giusto. Allora la prossima sarà un beauty case. Ha letto il fascicolo, signor Lambert? Sì, e ho visto anche le foto. Sembra l'opera di una persona disturbata. Beh, questo ovviamente è fuori discussione. Può darci un profilo dell'assassino? No. Ho pochi elementi. Per me era chiaro. Ma non per lui. Sono davanti a voi. Sì, ma non ascolta. Può aiutarci oppure no? Definisca aiutarci. Non dico col profilo dell'assassino, ma con una interpretazione dei luoghi dei ritrovamenti, del modus operandi. Beh, il modo in cui ha lasciato i resti del cadavere è una messa in scena. È consapevole dell'effetto. Forse vuole lasciare un segno. Il set di valigia è una firma facilmente riconoscibile. Il metodo sembra molto ponderato. Sarà il suo primo omicidio. Nella banca dati avete trovato casi simili? No. Dobbiamo supporre sia il primo. Potrebbe commetterne altri. Se consideriamo i pochi elementi finora a disposizione, se la morte gli procura godimento e se non lo prendiamo subito non so perché dovrebbe smettere. 4 volte se. Finora si tratta solo di ipotesi. E prima di pensare a un serial killer... 3 volte. Prego? 3 volte se. Comunque sì. Può darsi che stiamo assistendo alla nascita di un serial killer, ma... Ha sentito? È la valutazione del nostro psicologo. E anche se non si trattasse di un serial killer,
Non basta un cadavere fatto a pezzi per emettere un comunicato stampa? Io temo sempre la reiterazione del reato. C'è questo rischio? Se lo prendiamo, il rischio di reiterazione si riduce a zero. Adesso mi autorizza? La ringrazio. Vorresti guidare un affare del genere, vero? Ma certo, ma sai quanto costano queste macchine? Che ci faresti? Ci verresti al lavoro? Il costruttore aveva fatto un ordine alla ditta di Smith del valore di quasi 3 milioni. E allora? C'è qualcosa di strano? Beh, con somme del genere è sempre possibile. Cerchiamo un pazzo, non un capomastro. E intanto io vado lì. Ecco puntuali gli avvoltoi. Fammi indovinare, Carlo, hai avuto il nostro comunicato? No, non ho ulteriori dettagli, tantomeno scabrosi. Ciao, Paul. Ciao, Zoe, è in ufficio. Non ci resterà, c'è la cena con Georg. E lo sa anche lei. Sai una cosa, Carlo? Scrivi soltanto Carlo sul titolo in prima pagina. Ciao. Ciao. Sei pronta? Te ne sei dimenticata. Io... cosa dovevamo fare? Mamma, la cena. Oh, accidenti. Senti, per me non è un problema, però il nonno lo chiami e glielo dici tu. D'accordo, mi dispiace tanto, veramente tanto. Non scordare di farlo, non vedeva l'ora. In questi ultimi tempi... non saprei dire... fare il pensionato non gli fa un granché bene. Lo chiamo, promesso. Cos'è questa schifezza? Niente. Georg, sono io. Come sta andando? Bene, sì, insomma, a dire il vero male. Quindi è veramente un set? Un grande magazzino ne aveva in gran quantità, ma sono già state tutte vendute. Mi mandano una lista, ma potrebbe volerci un po'. Ah, dov'è Boomer? Sta lavorando, presumo. Bene, buona serata. Altrettanto. Paulsen, Paulsen. Tu vieni solo quando ti fa comodo. Non è proprio su questo che si basa il tuo lavoro? Non parlavo di sesso. Quello che vuoi tu procura sempre un mucchio di guai. Te ne fai un altro? Senta, scusi. Per la signora ancora un altro e per me un whisky. Il tizio che vedi, la scorsa settimana era a Monaco. Un provincialotto approdato nella grande metropoli con un motivo per festeggiare. Fin qui hai fatto l'esatta descrizione del 90% dei nostri clienti. Aveva prenotato una stanza in albergo, sarebbe dovuto ripartire il giorno dopo. Insomma, è anche possibile che non volesse dormire affatto. Tuttavia, si era assicurato un bel letto. Sì, può darsi. E io in che modo posso aiutarti? Prima viene il lavoro e poi il piacere? Paul, sei troppo vago. Non so davvero da che parte cominciare. Già, noi siamo nella stessa situazione, al momento attuale. Tutto ha un costo.
mandi subito? Ok. Dove li metto? Dove trovi posto. Bene. Buongiorno. Buongiorno. A quanto pare il nostro appello ha avuto dei riscontri. Stanno piovendo indicazioni come le gocce d'acqua di un temporale estivo. Per il resto è tutto a posto. Fino a mezz'ora fa c'era da ammattire. Le hai già verificate? Non faccio in tempo a leggerle tutte. E lì non ci sono neanche le più belle. Rapimenti di alieni, culto del diavolo. E cannibali. Temo sia stato un buco nell'acqua. Vado dal medico legale, ci servono i referti. D'accordo. Buongiorno. Già sveglio. Ho gettato un'esca per scoprire che cosa aveva in mente di fare Schmitz a Monaco. Un giretto in zona stazione? Non è una novità che per sapere qualcosa si può finire a letto con una prostituta. A dopo. In altre parole, tu vai in giro a chiedere informazioni e io resto qui a fare tutto il lavoro da solo. Più o meno le cose stanno così. Non si può eliminare questo schifo? Ma certo, puoi farlo tu. Sa già dirmi la causa della morte? A parte le mutilazioni, il cadavere non presenta altre ferite, né tracce di veleno nel sangue o qualcos'altro. Vuol dire che ne sapremo di più quando avremo trovato anche la testa? Suppongo di sì. Sul corpo sono state rinvenute tracce di olio di motore di gasolio. Forse è stato fatto a pezzi in un garage oppure è stato lasciato all'interno. Monique? Paulsen. Ho quello che volevi. Ne ero assolutamente sicuro. Almeno fammi la ricevuta. In un certo senso me lo sentivo, che a quel tizio piacevano le cose violente. E avevo ragione, aveva prenotato un trattamento completo da Lady Alura. Oh, mi sa tanto di frustate sul di dietro. La migliore dominatrice che puoi trovare in questa città. E il tuo signor Smith era un suo cliente abituale. Ciao, Monique. Ciao. Non volevi darci una mano? Lo sto facendo, e come? Dunque, questo Smith andava ogni 4-5 mesi da Lady Alura. E con sé portava sempre un amico. Un amico? Per caso era un costruttore? Questo dovreste chiederlo alla Lady. Però dite sempre per favore. A lei piace. La sega che ha usato proviene forse da uno di quei grandi magazzini. Se ne aspettava un'altra? Certo. Le ossa sono difficili da tagliare, intendo senza una sega professionale. Quindi dobbiamo cercare un uomo grosso e forte. No, lo cerchiamo tutti? A proposito, riguardo al mio collega. Chi? Boomer? Sì. Boomer è l'uomo che ha inventato l'eterosessualità. Grazie, dottor Berthold. Boomer, polizia criminale. Lui è il collega Trompeter. Vorremmo parlare con Lady Alura, se possibile. Sono io, dite pure. Possiamo entrare? Veramente apriamo solo tra un'ora. Bene, tanto meglio. Beh, allora prego. Questo signore, lei lo conosce, vero? Di solito non parlo dei miei clienti. È morto. Ci serve il nome del suo amico, collega, accompagnatore, chiunque fosse. Io l'ho sempre chiamato solo schiavo. Sì, possiamo anche sorvolare su quello che quei due facevano qui. A noi interessa sapere di cosa parlavano. La discrezione è alla base del mio lavoro. Posso soltanto dirvi che venivano qui regolarmente. Questo lo sapete già. Non siamo qui per divertirci, padrona.
Le domande che facciamo sono in relazione all'omicidio delle valigie. Lei dice niente? Era su tutti i giornali. Oh! Non posso aiutarvi. Che cosa accadrebbe se i suoi esclusivi clienti sapessero di essere filmati? Un bel problema, no? Solo per la sicurezza di tutti gli interessati. Sa, ci sono delle pratiche che potrebbero diventare pericolose. Prenderemo queste registrazioni in cambio della nostra discrezione. Su di te Monique mi aveva messo in guardia, ma lui, secondo me, è anche peggio. Oh, cavolo! Oh, a un certo punto cominci a fare male. Si fa proprio per questo. Oh! Disturbo, signori? No, non ci stiamo divertendo. Non io, in ogni caso. Questo è Norbert Schmitz. Lucas Bersheimer. Ogni due mesi se la spassavano insieme in questo modo. Divertente. Allora, signori, adesso dite grazie da bravi. Grazie. Oh. Come si deve dire? Grazie, Lady Allura. Bene, così va meglio. Grazie, Lady. Bravo. Allora, cari signori, alla prossima volta. È veramente brava. Sì, un'autentica dea. Dopo vale la pena dormire per due settimane a pancia in giù, no? Sì. Metti di nuovo tutto sul conto spese? Sì, certo. Sei mio ospite. Senti, poi hai avuto modo di pensare all'offerta? Sì, ci ho ragionato. Facciamo come al solito? 10%, in contanti. In realtà pensavo al 15%. Non posso. Non è possibile. Ascolta, posso ottenere delle offerte migliori. Questo non me lo puoi fare. Sei il mio migliore cliente su Monaco, se mi molli... Te l'ho già confermato, mantieni la calma. Hai capito, i soci in affari. Quindi l'ordine di Bersheimer alla ditta di Schmitz ammontava a un valore di 2,5 milioni. E allora? Beh, le macchine edili si possono acquistare presso molte ditte. Perché io come costruttore dovrei comprarle proprio da quella di Schmitz? Perché chi vende offre al compratore una specie di sconto che in genere è del 10%. È normale, così si batte la concorrenza. Sì, però qui non si tratta di un prezzo inferiore, si tratta di una tangente. Perciò di corruzione? Il rappresentante per ottenere un grosso ordine offre all'acquirente soldi in nero. In questo caso 250.000 euro. Significa che Schmitz probabilmente aveva questi soldi con sé quando è arrivato a Monaco. Esatto. Poteva dirci tranquillamente che lei e Schmitz frequentavate regolarmente un bordello. Il Domina Studio. Sì, certo, lo mettevamo a verbale così il giorno dopo mia moglie lo leggeva sui giornali. E quando è costretto a dormire per due settimane a pancia in giù, sua moglie non se ne accorge mai? Se dite una sola parola, vi denuncio e vi rovino, vi lascio in mutande. Accidenti. Allora cambiamo argomento. Quanti soldi doveva ricevere come tangente dalla ditta di Schmitz? Tanto lo scopriremo, può esserne sicuro. E poi non avrà soltanto noi addosso, ma anche il fisco. Se vi dico la verità, può restare tra di noi? Dipende dalla verità. Avevamo pattuito 250.000 euro. Al netto delle tasse, niente male. A qualcuno potrebbero venire strane idee. Sì, ma Schmitz non è mai arrivato qui con i soldi. Posso dare un'occhiata in giro? Non avete videocamere di sorveglianza in quest'area? Il Doberman che gira di notte liberamente è più efficace. Intendo per scagionarla. Senta, io non ho derubato Schmitz, così come non l'ho ucciso. Qui non è mai arrivato. Nuova di zecca, vero? Però questa non l'ha comprata dalla ditta di Schmitz. No, senta, io ho molto da fare. Supponiamo che Schmitz sia venuto qui e le abbia portato la valigetta con i soldi, ma che lei abbia preferito comprare le macchine dalla concorrenza, dalla quale ha comunque ricevuto notevoli tangenti. Uccidendolo, avrebbe così incassato due volte per lo stesso ordine, vale a dire in tutto 500.000 euro in nero. Ma dico, è impazzito. Non sarebbe stato solo estremamente raffinato, ma anche estremamente brutale. Dobbiamo perquisire tutto. Ma cosa pensate di trovare qui?
Un cadavere? Magari solo un pezzo. Abbiamo testimoni? Mi servono 10 minuti. Ora provi a calmarsi e poi vedrà che le verranno in mente altri dettagli. Ne sono sicuro. È la terza valigia. E dentro c'è quello che ci aspettavamo. Schmitz si è preso un brutto colpo sulla testa. Non è un bello spettacolo. Per favore, dimmi che questa volta abbiamo una buona descrizione. Da quando dici per favore? Io lo dico sempre. Sì, come no. Allora, il ragazzo ha visto qui un uomo che gettava la valigia in acqua da quel ponte. E poi? È successo in fretta, purtroppo. In compenso c'è un secondo testimone che a quanto pare si è perfino scontrato con l'assassino. E dov'è? Se n'è andato. Il ragazzo però dice che lo conosce di vista. È un signore anziano che viene qui a passeggiare di frequente. Dobbiamo trovarlo. Ci serve subito la descrizione dell'assassino. Per favore. E io che nel bagagliaio ho soltanto la ruota di scorta e il triangolo. Non vi deve interessare la mia vita privata, non avete trovato niente, perciò... Lei resta qui e ricominciamo tutto da capo. Mi dica di quei soldi in nero. Di tutto quello che ho detto finora, e guardi che l'ho detto perché mi avete messo sotto pressione, non ripeterò niente. Complimenti, da come parla lei non ha affatto bisogno di un avvocato. Ricominciamo da capo. D'ora in poi non dirò più niente. La sua situazione finanziaria è disperata, a dir poco. A voi cosa importa? Importa è come se può essere un movente per un omicidio. Ho controllato i suoi conti, le sono sfuggiti 2 grossi appalti e la banca aspetta che lei saldi i suoi debiti. Ho sempre trovato un accordo con loro. Stavolta no, stando alla banca. Infatti le hanno puntato una pistola alla tempia. La mia azienda è assolutamente solida, i problemi possono sempre capitare. Solida? Al confronto la Grecia sta meglio di lei al momento. Lei crede di sapere tutto. E lei sta con l'acqua alla gola, quindi ha avuto urgente bisogno di molto denaro. Aveva un movente e l'occasione. Scusa un momento. Adesso non posso. Purtroppo è urgente. Me lo avevo quasi in pugno. È indebitato fino al collo. Gli servivano con un... Non ha lasciato lui l'ultima valigia. Quella con la testa. Testa? Quando è successo? Maledizione. E adesso che facciamo? Adesso dipende tutto dal testimone che era sul ponte. E ancora non abbiamo. Proprio da lui. Non posso lasciare andare via Bernsheimer. Aveva un valido movente. Non è stato lui. La pista dei soldi non era poi tanto sbagliata. Per questo l'abbiamo seguita. E se l'assassino avesse voluto mascherare una rapina facendola passare per un omicidio seriale? Solo per darci una falsa pista. Però Lambert l'ha detto, sembra l'opera di una persona disturbata. Non vuol dire che sia necessariamente un pazzo. Beh, per ridurre così un cadavere devi avere per forza qualche rotella fuori posto. Diciamo 50 e 50. O è qualcuno che si prende gioco di noi, oppure abbiamo a che fare con un autentico svitato che ci sta prendendo gusto. Tra le due non saprei quale scegliere. Ok, può anche andarsene. E porti via le sue cose. Spassatevela. Ehi!
Qualche progresso, signora Lance, mi fa piacere. C'è gente che mi fa pressioni grazie al suo show Terrorizziamo Monaco. È venuto bene, ci aiuterà a trovare il testimone. Mi sembra molto dettagliata. Sarebbe questo, sicuro? Signora Lance? Ne parliamo dopo. Devo controllare subito una cosa. Ma che cosa vuole fare adesso? Hai letto il giornale? Vera. Perché non sei venuto da me, Georg? Fammi ricordare. Avevamo un appuntamento. Tu eri sull'Isar, sul ponte. L'hai visto? Di che parli? Non puoi spiegarti meglio. Sali in macchina. Beh, sì, sono io. Non c'è ombra di dubbio. In effetti ero andato sull'Isar. Di solito ci vado col bel tempo. Leggo il giornale, faccio una passeggiata. Do anche da mangiare alle anatre. Cose da pensionati. Lì non vanno solo i pensionati. Anche dei pazzi che gettano teste umane in acqua. Il disegnatore arriva subito. Io non saprei cosa dirgli. Non mi ricordo cos'è successo. Quell'uomo sul ponte non ti ha travolto? L'altro testimone dice che l'hai visto in faccia. Sì, sarà sbagliato. Me lo ricorderei. Georg, anche tu sei stato un poliziotto. Concentrati, inizia dai vestiti, l'età, l'altezza, qualcosa. Vera, io non so di cosa tu stia parlando. Tanto per cominciare, chi è che afferma questa cosa? Aspetta. Sei stato sull'Isar, su questo ponte, sì o no? Certo. Bene, questa parte del racconto è esatta. Sì, però non mi ricordo di nessun tizio che portava con sé una valigia. Georg, ti prego, pensaci bene. Senza la tua testimonianza la mia indagine è finita. Impazzita! Zoe! È una stupidaggine, adesso il tizio della valigia sa che tu l'hai visto. Non è vero, non ti ci mettere anche tu adesso. Io non ne sapevo niente. Non ha nessuna importanza, devi rimediare. Smettila di rivolgerti a me con questo tono, Zoe. Cosa c'è? Vuole fare in modo che lo uccida? È il bersaglio perfetto per l'assassino. È lei che mi ha fatto una testa così dicendo che avevamo bisogno del testimone. Cos'altro potevo fare? Questo testimone è davvero importante oppure no? Io non lo seguo più. È estremamente importante. Bene, allora. Ma purtroppo non può testimoniare. E lei ne conosce il motivo? Stiamo parlando di Georg Lanz. Cioè di mio suocero. Ah. Sono mortificato. Volevo solo dare un aiuto. Sì, lo so. Probabilmente ho preso la decisione sbagliata. Però lei mi ha taciuto il fatto che conosceva la persona che cercava. Magari la prossima volta faremo in modo di scambiarci le reciproche informazioni. E ora cosa facciamo? Pericolo per Georg Lanz esiste solo in teoria. Ma non si può escludere completamente. Se è sotto la nostra protezione, non corre rischi. E ora vorrei parlare con lui, se possibile. Salve. Chi è il signor Berg? Quello laggiù. Secondo quanto ha riferito un suo collega, la scorsa settimana quest'uomo è stato suo cliente. Sì, lo riconosco. È sicuro? L'ho portato a Sandling.
Costruzioni stradali Bernsheimer. Lo ha portato lì? No, è sceso prima. Dove? Mi deve ancora 37 euro. Tenga il resto. Allora, signor Lance, ha già ammesso che si trovava sul luogo. E la domanda non è poi così difficile. Quindi che succede? Non ricorda? Non vuole rispondere? Che cos'è questo tono? Lei intanto chi è? Hartman, procuratore. Perché protegge un assassino? È proprio questa l'impressione che dà. Ha già detto di non sapere niente, quindi non sa niente. La ragazza è... Mia figlia, Zoe. Bene, dunque questa è una riunione di famiglia. Lei aspetti fuori. Io resto qui. Stai tranquilla. Va pure. Ho già detto tutto quello che so. Perché non vuole parlare con me? A quest'ora sarebbe già a casa. Puoi spiegare al signore qui presente che io solitamente dico la verità? Sì, è vero. Non so che cosa stia succedendo, ma lui non ci mentirebbe mai. Questa è una vera assurdità. Sul verbale c'è scritto che lei è stato urtato dall'assassino, quindi l'avrà avuto proprio davanti agli occhi. Succede di continuo. Per strada, nella metro. Lei ricorda tutte le persone sbadate che incontra? Sì, più o meno. Per oggi direi che può bastare. Puoi aspettare con Zoe? L'ho lasciato qui. Ha detto che sarebbe andato a prendere una cosa. Per caso le ha detto che cosa? No, io non faccio mai domande. Fa bene, sono fonte di guai. Mi ha chiesto di lasciare acceso il motore e il tassametro, poi... ho visto che dopo mezz'ora non era ancora tornato e me ne sono andato. Senza andare a cercarlo né farsi pagare. Cercarlo dove? Così avrei perso altro tempo e soldi. Il cliente ha forse raccontato qualcosa, telefonato, magari ha fatto altro. Adesso non mi ricordo tanto bene. No, è stato piuttosto silenzioso. Mi aveva fatto una buona impressione, se no avrei chiesto un anticipo. Bene, grazie. La chiamiamo se abbiamo altre domande. Sì, certo. Mandiamo la scientifica, non troveranno niente, ma meglio andare sul sicuro. Sì, ma prima torniamo in ufficio, mi è venuta un'altra idea. Mi sembra evidente che mio suocero si trova in una situazione piuttosto difficile. Direi anche noi. Lei cosa propone? Lo porto a casa. Provo a tranquillizzarlo. A casa? È un ambiente familiare. Gli potrebbe tornare la memoria. E dopo tutte queste corse ci possiamo permettere di fare le cose con calma? Abbiamo alternative? Le do tempo fino a domattina. Poi voglio un risultato. O la diagnosi che dimostri una malattia. Mi porti qualcosa? Mi accontento di tutto, fatta eccezione per il non ricordo. Sì. Schmitz non è mai arrivato all'azienda edile. Beh, sarà pure andato da qualche parte. Tienimi informata. Grazie. E adesso mi portate a casa? A casa nostra. Quando si va in posti degradati e squallidi come quello, a bordo di un taxi, c'è solo un motivo. Quelle sono zone dove prolifera lo spaccio. Ho già arrestato qualcuno lì. Forse Schmitz voleva acquistare droga. Certo, per il festino seguente. Ecco, questo sembra un tipo poco raccomandabile. Hubert Steller. Precedenti per droga. Sì, d'accordo, ma traspacciare e fare a pezzi la gente e metterla nelle valigie c'è una bella differenza, no? Questo tizio si è bruciato il cervello con la droga per 250.000 euro. Fa di tutto.
Dove abita? Leichbacherstrasse 12. Andiamo. Quando arriverai alla mia età ti renderai conto che la memoria non funziona più come prima. Questo lo so, però... Allora perché non vuoi credergli? Guarda che io gli credo, Zoe. Allora cos'è questa storia? Hai sentito quello che ha detto, no? Il procuratore prima o poi mi toglierà il caso. Georg deve solo superare questo momento e io sarò fuori dai guai. È un imbecille, come hai detto che si chiama? Hartmann, e a dirla tutta non è un imbecille. Scusa, ma tu da che parte stai? Adesso basta, Zoe. Senti, non ne posso più. Davvero non capisco che cosa ti prende. Io al posto tuo farei la stessa cosa. Vera, mi dispiace molto. Non devi dispiacerti, Georg. Tu vuoi la verità. Io te la dico. Ma non mi crederai. Provaci. Io lo so che sono stato lì. E che mi sono scontrato con qualcuno. Ma tutto il resto... zero. Non ne ho idea. Non riesco a ricordare niente di niente. Non ci riesco proprio. Niente, Steller non si è ancora fatto vivo, ma presto o tardi arriverà. No, grazie. Non abbiamo un'idea migliore. Abbiamo il mandato, ma finora niente. Ok. Va bene, ma voglio che mi teniate al corrente, a qualsiasi ora. No, no, anche qui nessuna novità, grazie. Io ti credo, Georg, ma... te la sentiresti di parlare col nostro psicologo? Per una diagnosi? Credo sia necessaria, altrimenti rimani un bersaglio. Non sono contrario. Non è certo colpa tua se l'assassino conosce la mia faccia. Forse avrei potuto evitarlo. Quante possibilità ci sono che lui mi trovi? Ehi, quello è lui? Sì, è lui, è lui. Andiamo. No, aspetta, vado prima io a casa sua a rompere il ghiaccio. Buongiorno. Buongiorno. Eric Lambert, si accomodi. Io non sono uno psichiatra. Posso accertare solo per sommi capi quale sia il quadro clinico. E io mi auguro che questo basti al procuratore. A proposito, quello che lei ha detto circa il profilo dell'assassino... va preso con riserva. Suppongo che ci sia andato molto vicino. Date le circostanze, dipende dalle mie straordinarie capacità. Ci sono sempre più indizi che portano all'omicidio per rapina. L'assassino deve aver organizzato la messa in scena delle valigie soltanto come manovra diversiva. Non l'aveva già detto lei? Sì, è qualcuno che finge di essere pazzo. Ok. Allora deve essere molto cauta. Se è così, è una persona molto intelligente e molto pericolosa. Ah. Vuole entrare? Arrivo subito. Sì? Allora, Steller è arrivato. Proprio adesso, Bomer lo sta interrogando. Fatemi sapere. Ma certo. Bastardo! Era roba per 2.000 euro!
Cavolo, una nevicata estiva! Signor Lanz, non si preoccupi, facciamo solo due chiacchiere, ok? Va bene, può restare anche mia nuora qui? Sì, certo, prego. Mi ripeta questi numeri. 3, 7, 11. 3, 7, 11, nessun problema. Che giorno della settimana è? Giovedì. Mi dica la sua data di nascita. 30, 11, 43. No. Ehi! No. Hai gettato la mia roba giù dalla finestra, brutto schifoso! Sì, lo faccio anche con le persone. È proprio necessario, l'ho appena fatta lavare. No. Questo è abuso di potere. Dove hai messo i soldi? Dove diavolo li hai nascosti? Di quali soldi parli? Dei 250.000 euro per i quali hai ammazzato un tizio una settimana fa al vecchio mattatoio. Andate a farvi fottere! Non si dicono queste parole, dovresti imparare le buone maniere. Io non ho ammazzato nessuno, non gli ho neanche venduto niente. Ora cominciamo a ragionare. Allora, l'hai incontrato? Io ero lì, aspettavo un cliente. È arrivato un taxi. Sì, lo sappiamo. E poi? Il taxi è rimasto fermo per un po', col motore acceso. E poi è andato via. Ok, l'uomo è sceso. Dove è andato? È venuto da te? No, è rimasto in macchina. Hubert, così non andiamo da nessuna parte. Lo giuro! Allora, quanto tempo è rimasto il taxi? Un paio di minuti. E cosa facevano a bordo? Gridavano. Si sono anche picchiati. Sì, se ne sono date. E così ho capito che non erano sbirri in borghese. Grazie, signor Lanz, è tutto. Ho superato la prova. In queste cose non si viene bocciati. Posso solo darle una valutazione sommario. Si può ottenere di più con una risonanza che potrebbe mostrare una diminuzione del volume cerebrale, un restringimento, diciamo. E quando si potrebbe fare? Devo telefonare ad un collega, ma forse anche oggi. Che cosa vuol dire? Che sono malato o solo vecchio? Va tutto bene. Andiamo, Georg. A presto, signor Lanz. Arrivederci. A più tardi. Signor Lanz. Sì? I numeri che mi ha ripetuto prima, può dirmeli di nuovo? Di quali numeri parla? Allora, ho un aggiornamento. Il tassista che ha portato Schmitz non ci ha detto tutta la verità. Che? Quello lì, vero? Abbiamo già chiamato la centrale dei taxi, dovrebbe essere al lavoro, ma non risponde. Ha la radio spenta, adesso entriamo nel box che ha affittato, va bene? Richiamo io. Muoviamoci. Demenza senile. Sta dicendo che l'unico testimone oculare che abbiamo è inattendibile. Molto probabilmente sì. Ma se lei vuole un rapporto psicologico... Certo che lo voglio. Mio suocero dovrà fare oggi stesso una risonanza magnetica. Intanto questa diagnosi potrà bastare per ritirare il comunicato stampa. Sono io che conduco le indagini e che decido quello che si fa. Per evitare altri errori. Altri errori? È stata solo colpa mia, me ne assumo la completa responsabilità. La sollevo da tutto, dottor Hartmann, però... Da che cosa vuole sollevarmi? Lei si sopravvaluta, signora Lanz. L'unica cosa che voglio è che non accada niente a Georg. Per la stampa mi servono fatti, non supposizioni. Lei sa che non sono un tipo emotivo e che non mi faccio coinvolgere. Ma al momento la situazione riguarda il cervello di un rispettabile poliziotto che comincia a perdere colpi. E la sua famiglia ha tutto il diritto di accompagnarlo e di proteggerlo. E di quello che le serve e che le fa più comodo per le sue scartoffie, a me non importa niente. Un po' di rispetto, va bene? Idiota. Accompagno mio suocero in ospedale. Poi avrà i fatti che le servono. Ah, sì, la sega deve essere questa.
Ha avvolto tutto nell'alluminio e poi... Ecco, caso risolto. Il caso sarà risolto quando quel pazzo sarà in galera. Del tassista puoi dire quello che vuoi, ma non che sia pazzo. Non capisco perché non ci abbiamo pensato. Siamo due stupidi, ci avevamo anche parlato. Beh, è stato bravo a restare impassibile. Non ci posso credere. Ed è anche molto furbo. Se in mia presenza si sente un po' nervoso, non si preoccupi. Capita anche a me con lei. Trovo che sia una cosa giusta fare chiarezza. Ora ti accompagno a fare la risonanza magnetica. Pensa al tuo assassino, io prendo un taxi. Eccone uno. No, abbiamo ancora un po' di tempo. Hai sentito cosa ha detto Lambert? Devo abituarmi ad andare in taxi più spesso. Ok, però poi vengo a prenderti io. Va bene. E chiamami. Sì. Che cosa mi sono persa? L'autista del taxi Andreas Berg ha rapinato la vittima e poi l'ha fatta a pezzi all'interno di un box. La centrale dei taxi ci manda le coordinate GPS, così lo prenderemo. Bene, ho capito. Che aspetto ha? Qual è la macchina e la targa? È di nuovo tutto bloccato. Quando ci sono i lavori in corso è davvero un gran casino. Già. Come si sente? Glielo chiedo perché mi ha detto di portarla in ospedale. Per caso le è già capitato di prendere il mio taxi? Come potrei ricordarlo? Eppure sono sicuro di conoscerla. Mi dispiace, io... non ricordo proprio. Non mi prenda per scortese, che oggi per me è una brutta giornata. Già, non lo dica a me. Mi è stato appena detto che il mio cervello si sta restringendo. In futuro dovrò abituarmi al fatto che non riconoscerò tutte le persone che già conosco. Demenza senile. Mi dispiace. E come si manifesta? Si dimentica proprio tutto. Troppe cose, purtroppo. Si è diretto in direzione ovest. Non ho contatto visivo. Le coordinate GPS? Ce le ho. Si sta recando fuori città, dal Kirchner Strasse. Ricevuto, ma ha un grosso vantaggio. Accidenti, il segnale è sparito. Deve averlo disattivato. Oppure è guasto. Ultima posizione? Zinetti Strasse. Sta tornando al vecchio mattatoio. Sarebbe da matti, no? Avanti, fate presto. Dove siamo? Io abito qui. È così grave? Veramente? Non ricorda neanche dove abita. Non ne sono tanto sicuro. Poco fa devo averle dato il mio indirizzo, giusto? Sì, non si preoccupi, ce l'ho. Devo solo controllare questo rumore che non mi piace. Il motore? Sì, mi ha già dato qualche problema la scorsa settimana. Ma è una sciocchezza, mi fermo solo un secondo. Spengo anche il tassametro. Faccia con calma. Noi pensionati abbiamo tempo, molto tempo. Questa macchina è tutto quello che ho. Se per caso non funziona, sono rovinato. Posso capirla. È un mestiere sempre più difficile. Lavoro 13 ore per guadagnare quanto in passato guadagnavo in 8 ore. Lei prima cosa faceva? Ero... un dipendente. Allora ha una pensione sicura. Per me non sarà così. I soldi come entrano così escono non bastano mai. Così la tentazione è forte quando porti chi ha tanti soldi. O un cellulare costoso. Non immagina quante cose la gente dimentichi. Senza contare quello che dicono al telefono, perché un tassista diventa invisibile. Parlano di tutto. Dai tradimenti fino alle tangenti. C'è gente che ha così tanti soldi che non sa cosa farne. E poi ci sono quelli come me. Non è giusto, maledizione. Già, non me lo dica. Io tra non molto sarò un vegetale. Non riconoscerò più i miei familiari, maledizione.
ma bisogna darsi da fare finché è possibile. Sì. Bisogna farlo. Cammina! Ehi, mi lasci! Mi lasci! Credi di potermi rovinare tutto? Eh? La fortuna passa una volta e non si ripete! Erano solo soldi. Non valevano la vita di qualcuno. È vero, però quell'urido schifoso non me li voleva dare. Gettalo a terra. Grazie. Non c'è di che. Non hai dimenticato niente. È stato il nostro primo e ultimo arresto eseguito insieme. Mi prometti che me lo ricorderai quando un giorno mi sarò dimenticato anche di questo? Te lo prometto. Vieni. If you're traveling in the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine.